Impugnare una spada davvero è una cosa che sognavo fin da bambino, quando ho avuto l'opportunità di farlo. È una spada vera di acciaio con la quale si può davvero far male e che è la stessa che si usava 1000 anni fa, per esempio. E è un riconnettersi con un qualcosa che, ahimè, in qualche modo stava andando perduto. Il torneo di duello storico di Pavone Canavese in provincia di Torino si celebra da 15 anni. Le migliori compagnie ed accademie italiane e straniere propongono sulla piazzale del centro di Pavone, nel campo d'arme, il miglior mix tra tecnica di duello, tecnica di combattimento, scherma scenica e ovviamente filologia storica rispetto al periodo che viene proposto. Si va dai primi duelli codificati dell'XI secolo, codificati visivamente, ai duelli borghesi del XIX secolo. Non è il più aggressivo che vince, non è il più combattivo e non è tantomeno il più violento, ma il più astuto. Io dirigo film, faccio regia cinematografica. Fare duelli è comunque un'emozione incredibile. È un po' una trasposizione di quello che può essere combattere contro i propri nemici, i propri fantasmi. I cavalieri medievali molte volte sono stati confrontati ai calciatori di oggi, perché i simboli sono gli stessi, c'è la bandiera, ci sono i colori, c'è la forza fisica. È naturale che è tutto ridimensionato a quello che può essere non un torneo cavalleresco, ma una partita di calcio. Nel momento in cui chiudi la celata e guardi il cavaliere che ti si oppone solo giusto negli occhi e cerchi di capire quello che lui farà, è un momento emozionante di confronto cavalleresco. La scherma è scienza, l'amore è passione, ma il duello può anche essere un'ossessione. Thank you.